Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Iniziamo subito con lo spazio dedicato al nostro parroco Don Arturo. L'editoriale di oggi ha per titolo Buon compleanno Papa Francesco. Cari amici, nel tradizionale atto di venerazione all'Immacolata, l'8 dicembre scorso, in Piazza di Spagna, a Roma, Papa Francesco ha recitato una splendida preghiera da lui appositamente composta. In queste parole noi facilmente intravediamo la sua devozione a Maria, forte ed entusiasta, la fede decisa, un autentico cuore di padre. Facciamo nostra questa preghiera, con riconoscenza e affetto al Santo Padre. O Maria, Madre nostra Immacolata, nel giorno della tua festa vengo a te e non vengo solo. Porto con me tutti coloro che il tuo Figlio mi ha affidato in questa città di Roma e nel mondo intero, perché tu li benedica e li salvi dai pericoli. Ti porto, Madre, i bambini, specialmente quelli soli, abbandonati, e che per questo vengono ingannati e sfruttati. Ti porto, Madre, le famiglie, che mandano avanti la vita e la società con il loro impegno quotidiano e nascosto, in modo particolare le famiglie che fanno più fatica per tanti problemi interni ed esterni. Ti porto, Madre, tutti i lavoratori, uomini e donne, e ti affido soprattutto chi, per necessità, si sforza di svolgere un lavoro indegno e chi il lavoro l'ha perso o non riesce a trovarlo. Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato per ritrovare la capacità di guardare le persone e le cose con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie. Abbiamo bisogno del tuo cuore immacolato per amare in maniera gratuita, senza secondi fini, ma cercando il bene dell'altro, con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. Abbiamo bisogno delle tue mani immacolate per accarezzare con tenerezza, per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati, per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. Abbiamo bisogno dei tuoi piedi immacolati per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, per camminare sui sentieri di chi è smarrito, per andare a trovare le persone sole. Ti ringraziamo, Madre, perché mostrandoti a noi libera da ogni macchia di peccato, tu ci ricordi che prima di tutto c'è la grazia di Dio, c'è l'amore di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi, c'è la forza dello Spirito Santo che tutto rinnova. Fa che non cediamo allo scoraggiamento, ma confidando nel tuo costante aiuto ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa città e il mondo intero. Prega per noi, Santa Madre di Dio. In occasione degli 80 anni di vita del Santo Padre, insieme preghiamo il Signore perché lo conservi a lungo, lo ispiri e lo accompagni nel suo ministero. Buon compleanno, Papa Francesco. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e buona settimana a tutti. Oggi domenica 18 dicembre. Dopo le sante messe, benedizione dei Gesù bambini che deporremo nei nostri presepi.
distribuzione del cielo di Natale ed accendere la notte santa sul davanzale di casa. Dalle 14 in diretta dalla chiesa dell'oratorio, lettura continua del Vangelo di Matteo. Ore 16 tombolata natalizia in oratorio e alle ore 18:30 centri di ascolto della parola per preadolescenti, adolescenti e giovani. Segue cena insieme. Lunedì 19 dicembre. Inizia la distribuzione del nuovo redone con la busta per l'offerta natalizia a favore del nuovo centro sportivo. Novena del Santo Natale, breve veglia di preghiera. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Lunedì 19 alle ore 20:30, Santuario dell'Incidella, Contrada Incidella. Martedì 20, ore 20:30, Santella Madonna del Buon Consiglio, Contrada Croce. Giovedì 22, ore 20:30, Chiesetta dell'Oratorio, Contrada Oratorio San Benedetto. Venerdì 23 alle ore 20:30, Chiesa Parrocchiale, Contrada Centro Storico. Ognuno è invitato a partire da casa con un lume acceso. Mercoledì 21 dicembre, ore 20:30, Chiesa Parrocchiale, celebrazione conclusiva dei centri d'ascolto della parola, atto penitenziale e confessioni. Saranno presenti alcuni confessori forestieri. Lunedì 26 e martedì 27 dicembre, alle ore 20:30, il musical Il Canto di Natale. Il gruppo volontari della Caritas di Cottolengo informa i cittadini che presso la sede di via Garibaldi 2 è attivo ed operoso il mercatino solidale che, a fronte di una piccola offerta, fornisce, raccoglie casalinghi, oggetti, libri, giocattoli e vestiario. La sede è aperta il martedì dalle ore 9 alle ore 11 e il mercoledì dalle 14:30 alle 16 e ogni primo sabato del mese dalle ore 9:30 alle 11. La Caritas a Cottolengo opera da molti anni in aiuto delle persone disagiate, con la distribuzione mensile di alimenti, di vestiario, scarpe e di altri generi di necessità. Ma il progetto più significativo che da tempo ha messo in campo è la necessità ed il bisogno di integrazione. A tal proposito la Caritas organizza, in collaborazione con gruppi Caritas dei territori limitrofi, i corsi di alfabetizzazione per persone adulte. I corsi favoriscono il dialogo e di conseguenza la conoscenza delle varie etnie e delle abitudini e tradizioni che queste si portano appresso. La conoscenza fa sì che venga sempre meno la paura e sempre maggiore l'accettazione e l'integrazione dell'altro, del diverso. Con ogni mezzo a disposizione, televisione locale compresa, sarà possibile e auspicabile fare la conoscenza e relazionare con le principali etnie presenti sul nostro territorio. E dal 2017 il nostro notiziario sarà arricchito da una nuova rubrica dal titolo Di tutti i colori, nella quale verranno presentate le etnie presenti sul nostro territorio. Ed ora la consueta rubrica dell'almanacco di Ortolengo e Fantasia. Previsioni meteo della settimana. Questa settimana avremo un tempo improntato sulla variabilità, con nebbia nella prima parte delle giornate, a cui seguirà una nuvolosità con possibili deboli piogge e verso la fine settimana un po' di sole. Le temperature rimarranno ancora rigide tra lo 0 di notte e i 5 gradi di giorno. Salute e benessere. Chi l'ha detto che per fare un bel regalo occorre spendere una fortuna? Ci sono alcune categorie di negozi in cui si possono trovare alcune idee carine a prezzi più che accessibili.
Fra questi rientrano senza dubbio le erboristerie. L'importante, come sempre, è non comprare oggetti anonimi ed impersonali, ma sceglierli con cura pensando a chi li riceverà. Un'ottima idea, ad esempio, è farsi preparare dall'erborista una miscela di erbe, personalizzata. Tarassico, cicoria e betulla per il papà con il colesterolo alto. Mirtilli, frutti rossi e rosa canina per i cugini che hanno bisogno di una sferzata di energia. Ortica, betulla e centella asiatica per la collega fissata con la ritenzione idrica. Vale lo stesso per le fragranze, candele profumate e incensi, da scegliere sempre di ottima qualità. La lavanda avrà un effetto rilassante, rosa e cannella aumentano la concentrazione, cedro e pino donano buon umore. Nell'incertezza puntate comunque su sentori delicati. Ed ora una poesia, Ninna Nanna di Natale. Canta canta bel fior, le nasite il nostro signor, le nasite in Betlem, tra il bo e l'asinel, ghira ne fa se ne panesel, per fa sa che il bambi bel, ghira ne fa se ne lenzuel, per fa sa che il bel fior. Canta canta usili, le nasi Gesù bambi, le nasite in Betlem, tra il bo e l'asinel. Canta canta bel fiore, è nato nostro signore, è nato a Betlemme tra il bo e l'asinello. Non avevano né fascia né pannicello per fasciare un bimbo così bello, non avevano né fascia né lenzuolo per fasciare quel bel figliolo. Canta canta uccellino, è nato Gesù bambino, è nato a Betlemme tra il bue e l'asinello. La stagione teatrale 2016-2017 con la direzione artistica di Christopher Castellini aprirà i battenti venerdì 20 gennaio con la lettura spettacolo di Fabrizio Foccoli dal titolo Donne, lo sguardo, le storie. Continua il gruppo Serate Rosa con giovedì 22 dicembre, serata di vita familiare con giochi e scambio di auguri, e giovedì 29 dicembre, salutiamo insieme il 2016 con un brindisi. Continua il campionato a calcio di 7 giocatori CSI. Venerdì la formazione del Gottolengo 2000 ha incontrato in trasferta la squadra di Fiesse, che ormai può essere considerato un derby a tutti gli effetti. Vediamo una sintesi dell'incontro a cura di Vittorio. Al fischio d'inizio il mister Rossi schiera Finoli, Riccardo Marchioni, Musa, Tognoli, Trevisan, Paolo Zambelli e Orizio. Il Fiesse passa in vantaggio al quinto minuto, dimostrando da subito una voglia di rivincita dalle sconfitte subite nei precedenti. È però Tognoli a riportare al dodicesimo il risultato in perfetta parità. Parità che dura ben poco, dal momento che sul tiro di punizione gli avversari ripassano in vantaggio soltanto 3 minuti più tardi. La ripresa mostra un rinvigorimento del Gottolengo. Musa al 36esimo minuto e Zambelli al 43esimo riportano i nostri in vantaggio per 3-2. A poco serve la reazione del Fiesse, che deve piegarsi alla nostra irruenza. È infatti Tognoli a siglare a tempo ormai scaduto la rete del definitivo 4-3. Risultato estremamente importante in vista della pausa di fine anno. Il prossimo incontro si disputerà infatti il 20 gennaio quando affronteremo la squadra del San Gervasio. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 18 dicembre in parrocchiale ore 17 battesimo di Bianchi Tommaso. In parrocchiale ore 18:30 santa messa per il defunto Lucini Carlino. Lunedì 19 dicembre, in oratorio alle ore 6:30 ufficio di letture e lodi. In oratorio alle 8 santa messa e ora terza pro populo.
A Villa Giuseppina alle ore 9.30 Santa Messa, in oratorio alle ore 18.30 Santa Messa e Vespro per i defunti Rosa e Gualtiero. Martedì 20 dicembre in oratorio, alle ore 6.30 Ufficio di Lettura e Lodi, in oratorio alle ore 8 Santa Messa e Ora Terza per la defunta Alfano Antonia, in oratorio alle ore 18.30 Santa Messa e Vespro per il defunto Doninelli Mino. Mercoledì 21 dicembre, in oratorio alle ore 6.30 Ufficio di Lettura e Lodi, in oratorio alle ore 8 Santa Messa e Ora Terza per i defunti Marco, Bossoni Vittorino, Annibale, Ernesta e Pergo Elisa, in oratorio alle 18.30 Santa Messa e Vespro per i defunti Fabio, Luca e Pietro. Giovedì 22 dicembre, in oratorio alle ore 6.30 Ufficio di Lettura e Lodi, alle ore 8 in oratorio Santa Messa e Ora Terza per i defunti Ronchetti Umberto, Nadia, Vilma, Giuseppina e Yvonne, defunti Lorenzi Renzo e Andrea. Alla casa di riposo alle ore 16.30 Santa Messa per i defunti Milzani Tino e famiglia. In oratorio alle 18.30 Santa Messa e Vespro per i defunti Taino Mari e Almici Zaccaria. Venerdì 23 dicembre in oratorio alle ore 6.30 Ufficio di Lettura e Lodi. Alle ore 8 Santa Messa e Ora Terza per i defunti Marina Anselmo, Camillo, Marietta, Gino e Emi. In oratorio alle 18.30 Santa Messa e Vespro per i defunti Paolo Biazzi, Esa Tironi, Gonia Vittorio e Ari Maria. Sabato 24 dicembre in casa di riposo alle ore 15.30 Santa Messa per i defunti della famiglia Franzoni Marcello e Calestani Angela. In parrocchiale alle ore 23.30, ufficio di letture Santa Messa Solenne nella notte, defunto Facchi Natale. Ci sono le sante confessioni dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Domenica 25 dicembre, in parrocchiale ore 8 Santa Messa dell'Aurora, defunto Citrelli Daniele. In parrocchiale alle ore 10 Santa Messa Solenne del giorno, Pro Populo. In parrocchiale alle ore 11.15 Santa Messa del giorno, Ad Mentem Offerentis. In parrocchiale alle ore 18 Secondi Vespri Solenni. In parrocchiale alle ore 18.30 Santa Messa del giorno, per il defunto Puzzi Giuseppe, Cesare e familiari. Dalle ore 7.40, dal lunedì al giovedì, Buongiorno Gesù. E con questo è tutto. Vi lascio le riprese di Serata Rosa raccolte lo scorso mese di novembre relative al ripasso del nuovo codice della strada. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima domenica, giorno del Santo Natale.